presenti ci sono anche altri fondi si sono presente nuovi scrutatori e i consigli di controllo Stesano Panero. Esaurita questa formalità, direi di dare la parola al sindaco per le comunicazioni. Buonasera a tutti. Comunicazioni iniziano con Gucci. Ai primi di marzo è scomparsa la signora Orsolina Allegra della Giglia, madre del nostro dipendente comunale di Gianni di Viglia dell'ufficio commercio. Ieri è mancato Giovanni Ramello, papà del dipendente Claudio Ramello dell'ufficio. A questi tutti che hanno colpito i nostri dipendenti si unisce una serie alta che è veramente incredibile da ricordare, di lutti legati al terrorismo, che si sviluppa in forme diverse, con crudeltà diverse, in varie parti del mondo. E credo che il momento di silenzio sia forse il modo migliore per essere vicini, da un lato, ai copti, a coloro che hanno avuto questa drammatica in Egitto, piuttosto che ai bambini che stanno morendo sotto il Gaza, il Sad, in generale la Siria, a coloro che inerti circolavano nella parte centrale di Londra e sono stati senza nessun motivo, come senza nessun motivo ci sono dei tanti Stoccolma, come è un elenco troppo lungo, è un elenco che ci impone da una parte ogni volta di essere attenti ad immaginare che soltanto la fermezza e la consapevolezza l'essere vicini a chi sta vivendo queste situazioni drammatiche e al tempo stesso il sapere che si ha un nemico comune, un nemico che vuole riportare elementi di oscurantismo all'interno di nazioni che hanno invece la democrazia come punto di riferimento. Allora non valgono, credo, i discorsi alti, vale il senso di dignità rispetto al comune obiettivo di battere questo nemico subdolo che si nasconde nelle pieghe più diverse delle nostre comunità in situazioni più diverse, ma che ha un comune denominatore. Il comune denominatore è quello di voler portare indietro, quello di voler ledere libertà, quello di voler imporre con la forza, la violenza, la morte, un elemento di paura, un elemento di tensione in chi invece vuole attraverso la democrazia, le forme democratiche, con dei confronti che possono essere serrati, che possono essere anche molto forti, ma che devono avere
fondamentale quello del rispetto della persona. Mi chiederei quindi se ci andiamo a vedere. Queste comunicazioni ci sono altre di interesse generale, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 dello Statuto Unico, e con provvedimento numero 4 del 1 febbraio, ho decretato la revoca dei miei precedenti provvedimenti, riguardanti il conferimento dal consigliere Abdarrahman Majou degli incarichi di collaborazione in materia di politica e di integrazione e di politica. E ai sensi dell'articolo 50 comma 7 dello Statuto comunico altresì con provvedimento numero 12 del 1 marzo 2017 ho provveduto alla rimodulazione degli incarichi delle deleghe degli assessori comunali e in particolare di confermare quali assessori del comune di Bra, i signori Fogliato e Vanni, Dario Fabio, Corretti Massimo, Caviero Sano, Messa Luciano, di revocare il provvedimento numero 25 del 35 del 2014 relativamente all'individuazione nomina del sindaco, di individuare e nominare con decorrenza 1-3 2017 la carica di sindaco, l'assessore Massimo Corretti, di ripartire e attivare i soggetti componenti della giunta le seguenti specifiche deleghe in ordine ai sottoindicati settori dell'attività politico-amministrativa del comune. L'assessore di sindaco Corretti Massimo, attività impianti sportivi, commercio, mercato, turismo, promozione del territorio, patrimonio economico, protezione civile, piano urbano della mobilità sostenibile, politica giovanile. Assessore Dario Fabio, cultura, polizia municipale, anagrafe, stato civile, promozione del patrimonio linguistico delle tradizioni piemontesi, rapporto con l'associazione compatibilistica d'arte, politica del lavoro. Assessore Fogliato Giovanni, servizi sociali, politica della famiglia, bilancio, finanze, istruzione, servizi scolastici, MENS, formazione professionale, attività produttive, politiche dell'integrazione. Assessore Caviero Sala, ambiente, politica energetica e gestione di rifiuti, igiene urbana, innovazione. Assessore Messa Luciano, lavori pubblici, servizi a rete, edilizia scolastica, viabilità. Mantenere la sottoscritta la specifica competenza in ordine ai sottolineati settori dell'attività politico-amministrativa del Comune, pianificazione strategica urbanistica e edilizia privata, politica della sicurezza e della partecipazione, pari generali, istituzionali e legali, igiene sanitaria a corso con l'ASLO, pari opportunità, personale, trasporti pubblici, oltre che a tutte le materie residuali, sopra non indicate, cioè riservandosi la persona di attribuire a singoli consiglieri, a titolo provvisorio e la consigliazione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 50,6 dello Statuto Comunale, incarichi particolari che non comportino l'emanazione di atti quanti cazza di stessi. Bene, grazie al Sindaco per la presentazione, consigliere Panero, poi Marenco. Grazie Presidente. Anch'io velocissimamente volevo fare due comunicazioni, permettetemi, non l'ho mai fatto
fino a qui no. Comunque con commozione che ho piacere di ricordare una persona che è scomparsa pochissimo tempo fa, pochi giorni fa. C'è stata la cerimonia da dare il calcolo funzionale di Bra questa settimana, sto parlando di Maila Milesi, che conosciamo, tanti di noi conoscono perché era un elemento, diciamo, di spicco per quanto riguarda il settore organizzativo delle gare ciclistiche, dirigente dell'associazione e del direttivo nazionale dell'ACSI. Aveva collaborato e collaborava fino proprio all'ultimo con l'amministrazione nell'organizzazione della manifestazione Fra. Mi premeva farlo perché la conoscevo personalmente, ho avuto il piacere di apprezzare la serietà del giudice di gara, essendo uno io tra quelli che lei doveva tra virgolette regolamentare, so come è difficile quando siamo presi dal nostro dalla nostra foga agonistica, e lei aveva proprio le caratteristiche di quella persona che con la durezza, quando era giusto ma con nel rispetto delle regole, sapeva farci ridere dritto, quindi avevo piacere di ricordare questa persona. Seconda velocissima comunicazione, sempre nell'ambito sportivo più leggera, ho avuto il piacere di partecipare in doppia veste alla conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione della Gran Fondo Internazionale Bra, che si è svolta a Milano alla sede italiana della Specialized lo scorso 30 marzo. Per l'occasione della 25esima edizione, la corsa che attraversa l'Anghero Ero, che si svolgerà il 30 marzo, cambia la location di partenza arrivo, non più un nuovo centro, ma francamente non più al Movi Centro, ma nel fantastico borgo di Pollenzo, nell'antica struttura neogotica voluta da Carlo Alberto, patrimonio UNESCO. Dicevo appunto di aver partecipato a una doppia veste, quella di ciclista appassionato, che anche quest'anno per il nono o decimo anno di fila si butterà nel gruppo e si cimenterà nella corsa e gusterà a pieno dall'interno il bello di questa manifestazione. E nella seconda veste, quella più istituzionale, di rappresentante della città alla conferenza stampa di presentazione, e questo, non vi leggo, è stato per me un vero piacere. Alla conferenza stampa ha partecipato anche, e voglio concludere il mio breve intervento con dei dubbi di ringraziamenti, il dottor Bandiera dell'ASCOM, che quest'anno si è stretta ancora una maggiore collaborazione con l'ASCOM per promuovere l'evento, l'associazione che organizza la manifestazione, il suo presidente Sandro Stevan, nomino lui ma intendo veramente esprimere il mio e credo di poter dire il nostro ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati, si adoperano e si adopereranno per la riuscita della manifestazione. Ricordo la società sportiva Cibrata, il suo presidente Gianchino Giuseppe, le forze dell'ordine, i vigili urbani della città, i carabinieri, la cucina che sarà impegnata a rifocillarci dopo lo sforzo e i tanti volontari che saranno presenti sugli incroci appunto per garantire la sicurezza degli atleti. Veramente senza di loro non si potrebbe fare nulla. Ci tengo ancora a ringraziare in modo particolare la maggioranza in particolare il vice sindaco Massimo Correlli per aver concesso a me l'onore di rappresentare questa città nella conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione a Milano. Grazie. Grazie a lei, consigliere Panero, la parola al consigliere Panello. Grazie Presidente, sarò brevissimo anch'io, non ho l'abitudine di fare comunicazioni, ma in queste settimane nella nostra città si è, come dire, manifestata una novità che riguarda tutta la nostra cittadinanza. Sappiamo che Don Gigi Coello, parroco di Sant'Antonino, ormai da 14 anni, tra pochi mesi lascerà l'incarico, essendo stato comandato dall'arcivescovo ad altri incarichi, speriamo con la stessa fortuna che ha avuto prima. Ma è una notizia ormai di dominio pubblico, andata ai giornali. Don Gigi ha avuto il compito, magari all'inizio ingrato, di sostituire Don Dario Morello, figura, posso dire, mitica tra i vari sacerdoti paritesi, figura con cui
assessore siamo nati e cresciuti in parrocchia. Don Gigi ha saputo sostituirlo con quella sua innata simpatia che ha fatto sì che la mancanza di Dario Borello si sentisse forse un po' di meno. Il mio intervento voleva essere un invito, se fosse possibile, all'amministrazione. Abbiamo ancora qualche mese di tempo. Sarebbe bello se prima della partenza di Don Gigi, in uno dei prossimi consigli comunali, si potesse trovare un modo così, magari all'inizio, per poterlo salutare degnamente, solo perché appunto è amico di tutti e sarà sicuramente un vuoto che lascerà difficilmente colmabile, per quanto ben sostituito da uno degli altri sacerdoti delle parrocchie braidesi. Ecco, il mio invito era semplicemente questo, cioè trovare un momento nei prossimi consigli comunali in cui salutare Don Gigi ed esprimere tutto il nostro affetto e la nostra amicizia per il suo nuovo incarico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Somaglia. Grazie Presidente, io mi unisco alle parole del Sindaco, alle parole di cordoglio nei confronti delle famiglie dei dipendenti della nostra amministrazione. E facciamo nostre, ecco, le parole del sindaco per quanto riguarda nostre, prendiamo la notizia, ecco, della revoca delle deleghe che il sindaco aveva dato all'inizio consigliatura al consigliere Amajou e nel fare gli auguri al nuovo vice sindaco. Però mi faccio ad alta voce la domanda: cosa ha portato alla revisione delle deleghe e al cambio di vice sindaco? È una domanda che faccio tra me e me, ma che è esterno, come è successo con molti nostri concittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Aggiungo ancora io un ricordo, se permettete, è mancato l'altro ieri il professor Giorgio Barbe Squarotti, non direttamente coinvolto nella nostra città, ma indirettamente sì, a parte essere stato un grande professore universitario di letteratura italiana per generazioni di studenti, critico letterario, collaboratore di varie riviste, cito per tutte, tutto libri, successore del grande Giovanni Getto sulla cattedra di Torino, appunto della letteratura italiana, grande amico di Giovanni Arpino. Avevamo avuto il piacere e l'onore di averlo qui nel 2013, nel giugno 2013, all'ultimo convegno che avevamo fatto sulla figura e l'opera del nostro grande concittadino, scrittore Arpino, di cui Barbara Squarotti ha curato Rusconi l'opera Omnia. Informo il Consiglio che ai funerali di domani sarà presente per l'amministrazione comunale l'assessore alla cultura Fabio Braino. In qualche modo la nostra città sarà presente al ricordo di questa grande figura di intellettuale, di grande critico letterario e soprattutto anche un grande uomo delle nostre terre. Lui di mamma di Monforte d'Alba e sarà sepolto nel cimitero di Monchiero. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo andare avanti, secondo l'ordine del giorno. Abbiamo la prima interrogazione alla presentata dei consiglieri Tripodi e Panero relativa alle richieste di accesso ai documenti amministrativi urbanistici. Io ti do per riassunto la risposta pervenuta già ai consiglieri, i quali poi hanno come ovvio diritto di replica. La interrogazione richiede varie motivazioni che hanno portato all'allungamento dei tempi di attesa per le richieste di accesso ai documenti amministrativi urbanistici dai precedenti 10 giorni lavorativi agli attuali 30 giorni. E il sindaco nei giorni scorsi aveva risposto per iscritto sottolineando che il modello per l'accesso ai documenti amministrativi urbanistici è stato aggiornato prevedendo il termine di legge, ovvero 30 giorni, ma malgrado l'introduzione di questa modifica si segnala che il personale della ripartizione urbanistica, ambiente, territorio e attività produttive provvede con sollecitudine ad evadere le richieste di cittadini e professionisti e più
Più precisamente è stato monitorato il tempo di rilascio dei documenti e risulta che tra i 5 e i 10 giorni le richieste vengano soddisfatte. Il termine massimo è stato implementato fino ai 30 giorni di legge, specialmente in relazione ai casi di necessità di ricerche d'archivio particolarmente lunghe e o difficoltose. Tenendo conto, tra l'altro, che il numero annuo di accesso agli atti urbanistici si sta sempre di più incrementando. La risposta poi si chiudeva con alcuni dati statistici. Dal 1 gennaio fino al 29 marzo di quest'anno le istanze erano circa 180, negli anni precedenti erano state nel 2013 378, nel 2014 367, nel 2015 464 e nell'anno scorso, 2016, ben 575. Questa è stata la risposta, adesso uno dei due consiglieri ha diritto di replica. Consigliere Paniero, prego. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è nata da molte segnalazioni che ci sono giunte, che sottolineavano la preoccupazione di possibili allungamenti nei tempi di espletamento di queste particolari pratiche. Pratiche di accesso ai documenti amministrativi, in particolare parliamo di pratiche urbanistiche, di vecchi permessi autorizzativi per costruire o per modificare i fabbricati. La richiesta di accesso agli atti è, lo vediamo che i numeri in crescita, anche perché è in crescita l'obbligo. Adesso uno deve fare una ricerca di questo tipo, ogni qualvolta deve presentare una nuova pratica urbanistica su qualche fabbricato, ogni qualvolta che decide di mettere il proprio fabbricato in vendita per verificarne la regolarità urbanistica, e per questo motivo vediamo che questa pratica è in continua crescita. Prendiamo atto del monitoraggio, più precisamente è stato monitorato il tempo di rilascio dei documenti che risulta tra i 5 e i 10 giorni. Le richieste vengono soddisfatte e prendiamo atto dell'impegno che la tempistica per quanto possibile verrà mantenuta. A questo proposito permetteteci di essere critici su questo punto, perché se i numeri di questo accesso agli atti sono in continua crescita, troviamo difficile nella situazione di impatto in cui siamo che possano essere mantenuti questi tempi. Quindi richiediamo un impegno a questa amministrazione di procedere alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo tramite l'affidamento dell'incarico di digitalizzazione dell'archivio. Ad oggi solo una piccola parte dell'archivio è informatizzato ed è avvenuto grazie all'impegno dei dipendenti dell'ufficio urbanistico, che già hanno difficoltà a smaltire la grande mole di lavoro ordinario. Figuriamoci provare a chiedere un impegno maggiore per informatizzare l'archivio. Lavoro tra l'altro che prevede, oltre ad attrezzature idonee, anche un impegno in termini di tempo non indifferente. Mi rivolgo a questo proposito anche all'assessore Sara Clavero, ed è stato oggetto di una nostra interrogazione nel passato, questa di richiedere con forza che ci sia un intervento di questo tipo, che potrebbe in un certo senso risolvere sicuramente questa problematica e svincolare anche uno o due dipendenti dell'ufficio urbanistico, che mi sembra adeguati a tempo pieno lavorino per espletare queste pratiche, che poi sono pratiche che sembrano semplici, ma invece richiedono un numero di tempo e un impegno indifferente, perché riuscire a fare la ricostruzione dei permessi edificatori che hanno portato alla costruzione dei fabbricati tramite il computer, tramite i vari programmi, se non addirittura con gli archivi cartacei che sono presenti. Scendere giù nell'archivio comunale, sperare che queste pratiche siano al loro posto e siano reperibili, e poi portarle all'ufficio urbanistico per la presa visione e poi riportarle di nuovo ulteriormente in archivio, mi sembra che un lavoro che si possa in un certo modo evitare informatizzando l'archivio sarebbe molto più semplice, forse addirittura tramite un'email si potrebbe rispondere ed inviare le pratiche ai vari richiedenti. Grazie. Grazie a lei.
Passiamo a un altro avviso che il termine ultimo per le interrogazioni sarà alle ore 18.50. Sono stato abbastanza largo, contando 20 minuti accademici, ma per quanto abbiamo iniziato il consiglio, molto, insomma, il conteggio è stato abbastanza benevolo. Quindi alle 18.50 dovremo dichiarare chiusa la discussione sulle interrogazioni, eventualmente rimandando quelle che non saranno comprese nei tempi. Passiamo alla seconda interrogazione presentata dal consigliere Claudio Lasia, a cui oggetto le condizioni degli svincoli della tangenziale OMET. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce dal fatto che negli ultimi anni ci sono stati anche dei gravi incidenti su questa, sulla tangenziale, e ho già presentato un'interrogazione un anno e mezzo fa riguardo allo stato dei medesimi. Ora ci sono, all'epoca quando ho presentato la prima interrogazione, avevo presentato un'interrogazione sulla qualità della segnaletica terra. In realtà adesso le problematiche sono molteplici, c'è un problema di segnaletica terra, c'è un problema di qualità dell'asfalto e parliamo sia della qualità dell'asfalto per quanto riguarda il tratto di competenza dell'ANAS, a caso qualche svincolo, sia del tratto di competenza successivo comunale. Inoltre il problema della segnaletica orizzontale si amplifica per appunto le condizioni cattive del manto stradale che come avevamo fatto notare nella precedente interrogazione, il problema era che la segnaletica viene, la terra viene realizzata in primavera, molti mesi prima dell'inizio del periodo invernale, quindi deteriorandosi e arrivando nel periodo in cui più è necessaria praticamente a scomparire. All'epoca della prima interrogazione, a seguito dell'interrogazione era stata rifatta la segnaletica all'inizio dell'autunno. L'anno scorso non è stata rifatta se non parecchi mesi prima, infatti quest'inverno di fatto la segnaletica così come oggi non è visibile a terra. Inoltre per il tratto di competenza di accesso agli svincoli dalle strade di competenza comunale non c'è illuminazione, per cui questa segnaletica già quasi scomparsa non è assolutamente visibile. Quindi l'interrogazione verte su quali siano i provvedimenti in generale che intende dare l'amministrazione per quanto di sua competenza, che cosa intende fare invece per quanto non sia di sua competenza, ovvero per la competenza ANAS. Grazie. Grazie, lei risponde l'assessore Messa. Come già disposto, l'ha già citato anche lei nella sua interrogazione del 22 dicembre 2015, la segnaletica agli svincoli di Abrumati e Strada Facchetto sono presenti negli elenchi di elettrismi periodici e quindi periodicamente vengono ripassati. Per quanto attiene il rifacimento dell'asfalto sulla strada alla competenza comunale, si sta verificando in questi giorni le priorità dell'intera città e naturalmente si è costretti al rispetto dei vincoli economici imposti dal bilancio. In merito all'illuminazione degli svincoli sarebbe comunque necessario realizzare nuovi impianti. Contattata già negli anni passati, ancora oltre attraverso uno specifico sopralluogo, la proprietaria ANAS ha però detto che l'illuminazione degli svincoli non è nelle loro attività. La segnaletica e le segnalazioni invece relative alla situazione del manto stradale delle rampe e dei dispositivi di segnalazione degli svincoli sono stati prontamente segnalati all'ANAS e posso dire che la stessa ha preso l'impegno di provvedere in merito sia riferendosi a un miglioramento dei tappetini delle rampe sia riferendosi alla segnaletica verticale, in particolare dissuasori e segnalazioni cartoni.
Grazie Assessore, se il consigliere vuole replicare, prego. Grazie Presidente, sinceramente, esattamente come l'altra volta, non sono soddisfatto della risposta, perché non c'è la risposta. Ora, gli incidenti che capitano in tangenziale e la pericolosità dell'accesso di veicoli tangenziali è molto elevata. Mi chiedo che senso abbia parlare di problema di costi per un rifacimento programmato nei tempi giusti, ad esempio subito prima del periodo invernale della semiaridica terra. Se tanto c'è un rifacimento sistematico, ma viene fatto nei tempi sbagliati, cioè parecchi mesi prima del periodo più critico in cui più serve la semiaridica terra, perché perlomeno non pensare di spostare il rifacimento della semiaridica nei tempi giusti. Per quanto impianti di illuminazione per l'accesso agli svincoli, è vero che bisogna fare quei impianti, ma anche qui i costi sono relativamente bassi in confronto ai rischi che ci sono nel non avere un impianto di illuminazione. Ad esempio di uscita verso Cade il Bosco, nei periodi invernali in cui c'è la nebbia, è possibilissimo sbagliarsi e cercare di prendere lo svincolo di uscita invece che lo svincolo di entrata alla tangenziale provenendo da parte, perché non si hanno riferimenti. E 10 metri spostati alla propria destra c'è un impianto di illuminazione. Il fatto di mettere uno o due punti luci non penso che possa mettere in crisi il bilancio comunale, soprattutto pensando ai risparmi che si possono avere per i problemi di sicurezza che avvengono periodicamente sulla tangenziale. Ci sono stati anche dei decessi. Per quanto riguarda gli interventi dell'ANAS, se il rifacimento del tappetino di cura superando in quei limiti dei 40 all'ora è una cosa urgente, ma relativamente, segnalo che ci sono dei problemi, dei campi urgenti, in particolare nel primo svincolo provenendo dalla Carmagnola, che sono stati portati e compromessi parecchi mesi fa. Quello dello svincolo adesso è stato portato e compromesso parecchi mesi fa e oggi è completamente collassato, cioè non si vede più. Per cui è urgente ripristinare questa condizione minima di sicurezza. Dove c'è stato l'incidente mortale fuori dal territorio comunale, in prestito di Carasco, il garfaio di separazione di uno svincolo uscita è esattamente così, dopo, così come è stato ridotto dopo l'incidente. Ormai siamo tantissimi mesi dopo e c'è solo un cartello davanti al guardrail permanentemente danneggiato, che costituisce ulteriore fonte di pericolo. Per questo sollecito l'assessore e l'amministrazione a richiedere, magari in collaborazione con il Comune di Carasco, che è ugualmente interessato, un intervento sollecito, perché i possibili rischi su quel tratto di strada sono molto elevati. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. La terza e la sesta interrogazione hanno contenuto pressoché identico. La terza è presentata dai consiglieri Allasia e Panero, la sesta dai consiglieri Marengo, Somaglia ed Elena. Il contenuto riguarda la pavimentazione, i lavori in via Principi. Allora, io direi di, fermo restando il diritto di ciascuno dei proponenti, almeno uno per interrogazione, di fare la premessa, la risposta dell'assessore è unica, perché quindi rispettiamo l'ordine cronologico, tocca quindi adesso all'interrogazione 2.3, quindi o il consigliere Allasia o il consigliere Panero, e poi uno dei tre tra Marengo, Somaglia e Elena possono presentare. E la risposta sarà per tutti dell'assessore Messa e poi la replica ovviamente una per ciascuno dei gruppi che hanno presentato. Quindi prego consigliere Allasia. Quindi ripeto, discutiamo insieme la terza e la sesta dell'interrogazione. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Allora,
Questa interrogazione nasce perché io con il collega Panero abbiamo ricevuto praticamente nello stesso periodo numerose segnalazioni su interventi di ripristino del selciato appena realizzato in via Principi. Dalle segnalazioni ricevute e poi successivamente anche alla presentazione dell'interrogazione abbiamo contato almeno una decina di interventi, soprattutto localizzati nel tratto tra via Sarti e via Cavour, ma recentemente estesi anche oltre questo tratto in direzione via Fratelli Carano. Dato che i lavori di ripavimentazione di via Principi sono conclusi appunto solo pochi mesi prima, poco prima, e quindi hanno praticamente trascorso una sola stagione invernale, questi interventi destano preoccupazione per quanto riguarda la qualità e la durata dell'intervento in sé e anche che cosa significa questo per i continui interventi che sono stati realizzati. Quindi nella nostra interrogazione chiediamo innanzitutto che sia prodotta una relazione dettagliata sulle motivazioni di tali interventi e se all'epoca dell'interrogazione avevamo scritto se erano previsti altri interventi a breve termine, che evidentemente sì perché li abbiamo visti, ma a questo punto se sono previsti altri interventi e quindi se è stata fatta un'analisi e quindi è stata fatta una diagnosi e quindi si è deciso che cosa fare, se esistano dei problemi diciamo di natura strutturale o sistemica per cui bisogna prevedere non semplicemente degli interventi puntuali ma interventi più estesi e in ogni caso quali siano le garanzie a favore del Comune per garantire appunto la qualità e la durata del lavoro di ripavimentazione soprattutto riferito alla casistica dei successivi ripristini, perché nel caso ci siano necessari dei ripristini tra una o due stagioni o più, che cosa significa questo ai fini della garanzia della qualità della tenuta dei lavori in questo contesto. Grazie. Grazie a lei, quindi uno dell'altro gruppo ha diritto a consigliere Somaglia. Grazie Presidente, le due interrogazioni hanno diciamo come oggetto entrambe la nuovo restyling di via Principi di Piemonte. Noi in più rispetto ai quesiti posti dai consiglieri Allasia e Panero, abbiamo anche noi verificato che gli interventi sono stati 10, forse oltre, in particolare c'è stato un intervento all'incrocio con via Sarti che ha portato alla chiusura della via per 3-4 giorni se non mi sbaglio. Ecco, dicevo, in più abbiamo posto altri quesiti nella nostra interrogazione. Visti la recente fine dei lavori, intanto lo stato di manutenzione della pavimentazione dei portici di via Principi. Io avevo fatto alcune fotografie, poi la mia scarsa affinità ai mezzi tecnologici me l'ha fatta perdere, ma chiunque sia passato in questi giorni ha potuto constatarla ad visus. Sono molte le macchie e la scarsa pulizia anche proprio dei portici stessi. E allora ci viene il dubbio sulla tipologia di materiale che è stato utilizzato per la pavimentazione e chiediamo quali siano stati i criteri che hanno portato a tale scelta. L'ultima parte dell'interrogazione che riguarda sempre i lavori di restyling del centro cittadino, ma questa volta la parte pedonale di via Vittorio, dove nei giorni scorsi ci sono stati anche qui degli interventi e ci chiediamo se questi interventi erano stati preventivati
e come mai a così poca distanza dall'ultimazione dei lavori sia stato necessario intervenire nuovamente. Grazie. Risponde a entrambe l'assessore Messa. In merito all'intervento in oggetto si precisa che la direzione lavori non ha ancora emesso il certificato di fine lavori e relativo certificato di regolare esecuzione. I lavori che in questi giorni sono stati fatti erano già stati concordati a fine 2016 a seguito dell'individuazione di alcune criticità da parte della stessa direzione lavori. Si è però deciso di intervenire in questo periodo sia perché si è voluto aspettare una stagione che non presentasse temperature troppo rigide, soprattutto nelle ore notturne, sia per verificare la qualità dell'opera a seguito di un rodaggio di qualche mese. In merito alle tutele a vantaggio del Comune, è doveroso ricordare che il Codice degli Appalti e delle Concessioni, il Decreto Legislativo 50-2016, stabilisce che, virgolettato, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, allorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Il certificato di regolare esecuzione che il direttore dei lavori emetterà avrà carattere di provvisorietà per 2 anni dalla sua emissione e solo trascorso tale periodo assumerà carattere definitivo. Al momento non sono previste altre attività di ripristino, a meno che venissero riscontrate durante l'uso. Gli interventi programmati sono quelli tradizionali dei manti stradali, che naturalmente sono funzione del tipo di usura, in questo caso molto differenti fra la via Vittorio, via Cavour pedonale e la via Principi aperta al traffico. Per quanto attiene le relazioni tecniche, si rimanda alla documentazione riferita alla normativa sui lavori pubblici, fermo restando relazione specifica fatta dalla direzione lavori riferita a questa interrogazione. Tutti gli interventi effettuati in questo periodo, naturalmente, risultano completamente a carico della ditta appaltatrice. Per quanto attiene alla scelta dei materiali dei portici, come già ricordato in una precedente interrogazione, il materiale, che è un gres porcellanato, è stato scelto sia per uniformità cromatica con il resto dell'intervento in pietra di via Principi, sia perché, risultando meno poroso di altri materiali, risulta comunque più facilmente pulibile. Naturalmente non esiste una pavimentazione autopolente e pertanto ci auguriamo che cresca anche la coscienza civica di chi utilizza quella via. In merito agli interventi in via Vittorio, si è trattato di un intervento di urgenza di manutenzione straordinaria di Telecom su una propria linea a seguito di un guasto avvenuto dopo la riqualificazione. La stessa Telecom ha rimosso una pietra, operato la manutenzione e riposizionato la pietra. L'operazione è durata 3 giorni, ovvero il 27, il 28, il 29 marzo e si è ormai conclusa. Grazie. Grazie Assessore. Quindi una replica per proponente. Chi vuole cominciare? Se rispettiamo l'ordine cronologico dovrebbe toccare a Paniero Tripodi, quindi uno dei due. Chiedo scusa all'Asia Paniero. Prego consigliere all'Asia. Giuro che non mi piacerebbe avere la pettinatura di Tripodi. Ma non perché sia, vabbè, lasciamo perdere. Allora, devo essere sincero, non sono soddisfatto della risposta perché come sempre non risponde. Cioè, la domanda era una relazione, quindi qual è il tipo di problema? Lei ha detto che gli interventi sono stati programmati a fine 2016 per essere realizzati a febbraio, hanno iniziato i le segnalazioni sono iniziate a febbraio circa, ma la ragione qual è? C'è un problema, come dire, puntuale o ci sono altri problemi? Per quanto riguarda la questione della garanzia del lavoro, se
entro 2 anni abbiamo degli altri interventi di questa natura. Che succede? Come verrà garantito la successiva tenuta della pavimentazione? Verrà rinviato di altri 2 anni? Oppure chiuderemo comunque col certificato di collaudo dopo l'ultimo intervento magari di rappezzo? Per quanto riguarda invece il fatto che sia normale che possano accadere cose di questo tipo, devo dire che abbiamo avuto recentemente degli interventi proprio qui davanti a noi, anche in via Moffa di Lisio, anche in via Rambaudi, di rifacimento della pavimentazione con carico automobilistico, e problemi non ce ne sono stati. Quindi riformulo l'interrogazione, cioè noi vorremmo capire quale sia la natura del problema e se i problemi puntuali, numerosi, che hanno determinato la necessità di intervento, se nella vostra analisi, se c'è un'analisi a questo punto, non nasconde un possibile problema di durata di determinate aree di rifacimento della pavimentazione. E allora forse non bisognerebbe più considerare dei singoli interventi, ma bisognerebbe considerare degli interventi strutturali prima di arrivare allo scadere eventuale di questi 2 anni. Mi allaccio anche alla questione sollevata già nel precedente consiglio dal collega Panero sulla qualità della pavimentazione dei portici. Allora il consigliere Panero aveva sollevato dei problemi specifici, aveva fatto delle affermazioni anche piuttosto serie e importanti sulla qualità della pavimentazione dei portici. È vero che non esistono pavimentazioni cosiddette autopulenti, ma esistono anche pavimentazioni che possono essere più soggette, più sensibili allo sporcamento di altre. Evidentemente, oltre ai problemi evidenziati dal collega nella precedente adunanza, ci sono anche problemi da questo punto di vista. Allora saremo sicuramente costretti a rinnovare l'interrogazione e a chiedere una relazione dettagliata sia sulle ragioni di questi interventi e sia sulla qualità dei materiali impiegati e sulla qualità della posa, quali possono essere stati i possibili problemi che determinano questi continui interventi, ripeto, dopo la sola prima stagione invernale. Grazie. Grazie al consigliere Allasia, la parola adesso al consigliere Somaglia. Grazie Presidente, allora anche noi non possiamo che essere non soddisfatti della risposta. Caro Assessore, mi confrontavo con l'amico Marco Elena che anche lui nel passato ha ricoperto la carica che lei in questo momento, ma che sia proprio normale il verificarsi di tali episodi ci è sembrato veramente un po' strano. E allora questi episodi ci richiediamo come mai siano accaduti. E per quanto riguarda invece il discorso della pavimentazione dei portici, anch'io confido molto nella coscienza civica dei nostri concittadini e non ho dubbi sulla coscienza civica. Però mi vengono i dubbi che sia stata sbagliata la scelta dei materiali. Io non sono un tecnico, ma proprio nei giorni in cui è iniziata la posa, un amico che fa quel mestiere lì mi sollevava importanti dubbi sulla tipologia di materiale e addirittura sollevava dei dubbi sulla possibilità da parte delle aziende posatrici di poter rilasciare certificati di durata. Io non sono molto addentro ai termini, ma difficilmente si poteva ottenere su tale materiale una tranquillità di posa e di durata per X numero di anni.
La pulizia, certo, il materiale, non esiste materiale autopulente se non quei servizi o quelle cucine strane che abbiamo visto in alcuni film comici dove si schiaccia un bottone e tutto si lava da solo. Però la pulizia dei portici a qualcuno probabilmente aspetterà. Quindi, e chiudo, non essendo soddisfatto anche sulla risposta che ahimè non c'è stata, su quali siano i criteri che hanno portato alla scelta di tali materiali. Grazie al consigliere Somaglia. Passiamo all'interrogazione numero 4, a firma dei consiglieri Allasia e Panero, riguardante l'accesso in via Cavour tra piazza Carlo Alberto e via Principi. Quindi prego uno dei due consiglieri, prego il consigliere Panero. Grazie Presidente. Allora, i sottoscritti consiglieri Claudio Allasia e Sergio Panero, premesso che hanno ricevuto nei mesi scorsi alcune segnalazioni per cui i residenti del tratto di via Cavour, compreso tra piazza Carlo Alberto e via Principi, quello per capirci che da poco è divenuto pedonale, area pedonale 24 ore su 24, sono spesso impossibilitati ad accedere ai propri passi carrai per la sosta di altri veicoli. I residenti hanno riferito di aver già segnalato la cosa agli uffici del comune, ma non sono ad oggi stati presi provvedimenti per la corretta formazione di un varco e della sua segnalazione. La questione è stata inoltre segnalata al Presidente della Commissione Viabilità per essere affrontata in quella sede senza esito. Impegnano il settore competente siano presi i provvedimenti per la corretta formazione e segnalazione del varco e sia segnalato con chiarezza dove si possa e dove non si possa sostare nell'area. Per capirci, appunto, stiamo parlando della nuova area pedonale del tratto di via Cavour che è stata appena istituita. Io personalmente ho il cellulare pieno di fotografie che mi continuano a mandare i residenti di un paio di condomini che devono accedere in quell'area, che in modo particolare nelle ore serali mi mandano le fotografie e mi dicono dove passo e come accedo. Per questo motivo e sono stati indirizzati, ma non è che noi dovessimo indirizzarli, io e il collega Claudio Allasia, che probabilmente abbiamo amicizie comuni in quella zona, li abbiamo indirizzati verso i vigili urbani, li abbiamo indirizzati verso quello che secondo noi doveva essere un iter o un procedimento che era più logico, ma ci dicono, ci riferiscono che ad oggi nulla sono riusciti ad ottenere. Grazie. Grazie a lei. Risponde ancora una volta l'assessore Messa. In merito alle segnalazioni dei cittadini sulle difficoltà di entrare nei passi carrai, in realtà forse non so se è informato, ma come ufficio si è già intervenuti modificando la posizione delle attuali fioriere al fine di rendere più chiaro il divieto di parcheggio nella zona d'incrocio appunto fra piazza Carlo Alberto e la via Cavour riqualificata. È del tutto evidente che chi parcheggia in quella posizione lo faccia pienamente consapevole che sta commettendo un illecito. In ogni caso, con la recente posa della nuova segnaletica verticale e l'imminente arrivo del nuovo arredo urbano, verificheremo se il problema si risolve. Ci scusiamo se tale tema non sia stato discusso nella competente commissione, che in questo periodo, come voi sapete, è stata più volte convocata per altri importanti argomenti. Grazie. Grazie all'assessore, replica di nuovo il consigliere Panero. Allora, prendiamo atto della risposta e anche dell'avvenuta modifica delle fioriere. Me le assicuro e dopo gliela mostrerò che le mie foto sono più aggiornate dello spostamento delle fioriere. Quello che noi in questa sede cerchiamo di far capire e sottolineare è la richiesta di poter inserire in quella zona una segnaletica un po' più chiara o un po' più evidente. Poi è chiaro che chi continua o continuerà a parcheggiare, ripeto, soprattutto nelle ore serali e nelle ore notturne in quella zona lo farà a suo rischio
è pericolo di poter essere soggetto a una contravvenzione. Però riteniamo che in questo momento la sola posa delle fioriere e la sola indicazione che c'è in questo momento non sia sufficiente a far sì che il problema si risolva. Continueremo anche noi, come ha risposto lei signor Assessore, a monitorare, ma non c'è il caso che penso né io né il consigliere all'Asia lo dobbiamo fare di proposito, cioè sono altre persone che lo faranno per noi e continueranno a segnalarci se la problematica persiste. A questo punto farò che girarle direttamente le comunicazioni che mi arrivano, così potrà testare con mano la veridicità di quello che le scriviamo. Permettetemi una conclusione velocissima, una considerazione velocissima sulle risposte alle interrogazioni, compresa quella di prima e quella attuale. Esulo solo da questo discorso la risposta che mi è arrivata per l'interrogazione sull'urbanistica, che invece ritenevo, per quanto non condivido, ma soddisfacente. Vi chiederei veramente, lo capisco che per voi probabilmente queste interrogazioni sono esclusivamente una noia e che per voi sono un lavoro aggiunto e probabilmente un inconveniente, ma richiedo a nome mio e del mio gruppo un'attenzione maggiore a quelle che sono le richieste che vengono scritte da noi consiglieri comunali di opposizione nelle nostre interrogazioni. Non sono delle interrogazioni che nascono così esclusivamente per siamo consiglieri di opposizione, allora dobbiamo fare le interrogazioni. No, se noi arriviamo a fare delle interrogazioni è perché veramente abbiamo avuto delle sollecitazioni e veramente sono presenti delle problematiche che, per quanto anche possono essere considerate banali, alcuni nostri concittadini non le considerano tali. Per questo motivo mi sento di chiedere, l'interrogazione di prima prendeva in considerazione, chiedeva una relazione, chiedeva dei dati, nulla di questo è arrivato, quindi mi sento personalmente di chiedere una maggiore attenzione, precisazione e precisione nella risposta alle nostre interrogazioni. Risottolineo, escludo da questo discorso la risposta che mi è arrivata sull'interrogazione urbanistica, perché la ritenevo, non la condivido, ma esaustiva e anche completa di numeri che non erano stati richiesti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Interrogazione numero 5, a firma dei consiglieri Marengo, Somaglia e Elena, riguardante la richiesta di dati sull'andamento statistico dei reati commessi a Bra negli anni 15 e 16. Prego, consigliere Marengo. Grazie Presidente, mi scuso innanzitutto della stesura dell'interrogazione per un refuso rimasto reti invece di reati, non me ne sono accorto nel momento in cui la facevo protocollare. Diciamo che la risposta, esatto. In una delle uniche due, se non ricordo male, commissioni in sicurezza svolte fino ad oggi, da data dell'insediamento di questo Consiglio Comunale, se non ricordo male settembre 2016, noi consiglieri di centrodestra chiedemmo di venire a conoscenza, di sapere i numeri dell'andamento dei reati qui su Bra. Proprio perché da informazioni che noi abbiamo avuto in queste, così anche informalmente, il numero è assai più elevato di quanto si possa pensare. Avevamo chiesto queste informazioni, il sindaco ci aveva risposto che si sarebbe impegnato in prima persona per avere dalle autorità competenti queste informazioni. Chiedemmo allora, appunto, non è riportato nell'interrogazione, ma chiedemmo proprio il dettaglio, i dati disaggregati, cioè reato per reato. A oggi, siamo aprile 2017, non abbiamo avuto notizie di
notizie in questo senso da parte del sindaco. Ecco che siamo oggi quindi a chiederlo ufficialmente, non in commissione ma in consiglio comunale, per avere dei dati certi quanto prima, sia sull'andamento dei dati del 2015 e oramai possiamo dire anche del 2016, perché sono dati che credo siano già disponibili. Grazie. Grazie a lei, risponde il sindaco. Riesco a darvi i dati di Bram e, avendo partecipato ieri mattina alla festa della polizia, al 165esimo della festa della polizia, o anche, ve lo riporterò proprio soltanto nelle prime quattro righe, poi in realtà questo documento ve lo farò avere. La provincia di Cuneo nel corso del 2016, raffrontato con l'anno precedente, ha registrato un calo di delitti che sono passati da 17.243 a 16.283. Leggo questo perché la situazione è assolutamente analoga a quella di Bra, con un decremento totale di 960 episodi, pari al 5,57%, viene così confermata anche per l'anno 2016 la positiva diminuzione dei fatti delittuosi già evidenziati nell'anno precedente. E poi c'è tutto l'escursus delle tipologie di delitti commessi in provincia di Cuneo, con il dato soltanto del 2016. Per quanto riguarda invece il comune di Bra, Sua Eccellenza il signor Prefetto ci ha fatto avere i dati comparati 2015-2016. Totale dei delitti 2015 1133, nel 2016 1084, di cui furti totale 545 nel 2015, 483 nel 2016, tra i quali, ho chiesto anche la suddivisione sulla base di quel che avevate chiesto all'interno della commissione, furti in abitazione 236 nel 2015, 171 nel 2016, furti in esercizi commerciali 35 nel 2015, 45 nel 2016, rapine totali 11 nel 2015, 14 nel 2016. Questi sono i dati che mettono in evidenza come vi sia una situazione di problematicità per quanto riguarda l'aspetto dei furti negli esercizi commerciali, mentre invece c'è una diminuzione dei furti in abitazione, a differenza di quanto è la vulgata. Queste sono le denunce che vengono fatte e che sono riportate. Credo che ci sia, da questo punto di vista, da essere molto contenti del lavoro che viene fatto dalle forze dell'ordine nelle loro diverse componenti, dalla Polizia Municipale rispetto ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, rispetto alle varie tipologie di delitti che possono essere commessi. Non vi è dubbio che siamo in una situazione nella quale la sicurezza percepita è inferiore a quella reale. I dati però sono questi. Tra l'altro li fotocopierò e vi faccio avere insieme al documento del 2016. Grazie signor sindaco. Consigliere Marengo, può replicare, prego. Grazie Presidente. Sì, diciamo che l'andamento 2015-2016 è grosso modo lo stesso, forse con una lieve diminuzione, però sono però numeri impressionanti, sindaco, per una cittadina di meno di 30.000 abitanti come la nostra. Ed è vero che la percezione di sicurezza oggi è notevolmente diminuita, ma non soltanto Bra, in generale, questo è un dato di fatto. Io credo che però
sia doveroso sicuramente ringraziare le forze dell'ordine, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, l'ho fatto il Sindaco e ci uniamo anche noi come consiglieri sicuramente di minoranza, parlo a nome del centrodestra ma credo di poter parlare a nome di tutti i consiglieri comunali e di tutta l'amministrazione, perché i ringraziamenti alle forze dell'ordine sono doverosi, non soltanto sentiti ma doverosi anche perché oggi come oggi purtroppo, viste anche le ristrettezze di bilancio, spesso le forze dell'ordine operano in condizioni veramente, veramente di difficoltà. Chiediamo però ovviamente di non lasciare nulla di intentato, nel senso probabilmente sicuramente noi come consiglieri presenteremo un nostro piano, diciamo, basato su questi dati, un nostro piano sulla sicurezza. Chiediamo però ovviamente che al più presto possa essere, proprio per discutere di queste situazioni, convocata una commissione sicurezza, anche perché appunto nella redistribuzione delle deleghe del sindaco lei stessa ha mantenuto per se stessa la delega della politica della sicurezza, quindi chiediamo appunto al più presto che venga convocata. Ok, grazie. Grazie a lei consigliere. Le ultime due interrogazioni hanno di nuovo esattamente lo stesso oggetto, sono la 7 e la 8. La prima presentata dai consiglieri Marengo, Somaglia e Elena, la seconda dai consiglieri Tripodi e Panero. L'oggetto è la questione degli incidenti di strada Orti. Quindi facciamo come abbiamo fatto prima, fermo restando il diritto di illustrarlo da parte di uno dei proponenti, la risposta sarà poi una sola. In ordine cronologico la proposta numero 7 è dei consiglieri Marengo, Somaglia ed Elena, quindi uno dei tre può illustrare e poi a seguire o Tripodi o Panero. Prego consigliere Somaglia. Grazie Presidente, non c'è pace per strada Orte, mi viene da dire, prima ne abbiamo parlato molto nei mesi scorsi per i lavori che terminati da poco tempo erano volti alla messa in sicurezza di quel tratto stradale. E noi, mi viene da dire, l'avevamo detto, ecco, quei lavori lì non hanno riguardato sicuramente la parte pedonale, ma ahimè la parte della carreggiata, quindi del traffico veicolare, è tutt'altro che messa in sicurezza. L'ultimo dei numerosi incidenti occorsi, soprattutto nel periodo invernale, se non mi sbaglio, è di domenica scorsa. Quindi chiediamo con questa interrogazione quali interventi e se l'amministrazione ha preso contatti con l'ente gestore che noi avevamo sollecitato in fase di realizzazione dei lavori a mettere mano in maniera consistente sulla carreggiata al fine di evitare ciò che invece si è verificato negli ultimi mesi. Grazie consigliere, quindi prima però devono illustrare uno dei due del gruppo di Tripodi, prego. Grazie Presidente. Nel ribadire già quello già espresso appunto dal consigliere Somaglia, le nostre perplessità, preoccupazioni per quel tratto di strada sono ormai conosciute in tutte le sedi, in tutti i modi abbiamo fatto capire che all'epoca quell'intervento, all'epoca, non è l'epoca, cioè era poco tempo fa, quell'intervento per noi non sarebbe stato assolutamente la risoluzione dei problemi per quanto riguarda la pericolosità di quella strada. Quindi in questo momento riteniamo che sia in maniera anche urgente una soluzione, che venga data una soluzione da questa amministrazione, visto che è considerato che ci sono stati dei soldi pubblici spesi a quali noi eravamo nettamente contrari già in sede di bilancio. Abbiamo espresso la nostra netta contrarietà a quell'intervento, per il semplice fatto che non risolveva assolutamente alcun tipo di problema, se non quello magari di crearne altri e quindi mettere magari
in posizione di pericolosità quei pedoni, che magari nel rischio che una macchina fuoriuscisse dalla strada venisse pure preso in pieno. Quindi chiedo veramente con forza da parte del nostro gruppo che in questo momento l'amministrazione risponda, dia delle risposte come ha dato in maniera insufficiente, mettendo appunto in atto quell'intervento, ma da qui in poi spero e speriamo tutti veramente come gruppo, no? Penso di poter parlare a nome anche degli altri firmatari dell'altra interrogazione, i colleghi del centrodestra, si trovino delle soluzioni, perché veramente non vorremmo minimamente più vedere all'interno dei giornali o delle notizie dove